calzoni per far precipitare la situazione. Anche qui, come sempre, la stragrande maggioranza dei tifosi si è comportata in modo urbano e civile, ciò non di meno è successo quello che è successo. Vedete ancora immagini in dettaglio. Guarda che imbecille. E francamente sono scene che non so come commentarvi. Il guaio è che nella psicologia contorta di alcuni tifosi c'è questo concetto eroico della partecipazione, quasi che lo scontro fisico e violento con gli avversari fosse un corollario necessario e indispensabile, un segno di coraggio fisico attraverso il quale testimoniare l'attaccamento alla propria squadra. Ma le squadre di calcio e lo sport non hanno bisogno di simili paladini. Cadonesti è rientrato dagli spogliatoi e mi ha riferito che i giocatori della Juventus non sarebbero intenzionati a disputare la partita, ma l'UEFA sta facendo pressione su di loro perché giochino onde evitare ulteriori degenerazioni. Ogni tanto interrompo le mie parole, sia perché, come vi ripeto, ogni commento sarebbe superfluo, sia perché in cuffia mi giungono comunicazioni di servizio e io mi affido alla solerzia e alla cortesia dei colleghi qui presenti per sbrigare le faccende anche di ordine tecnico interno. Vi ripeto che la Juventus non sarebbe intenzionata a giocare la partita. D'altra parte l'UEFA sta pregando i giocatori bianconeri di scendere in campo proprio per evitare
ed ecco che così gli animi non si calmano. Di provocazioni, e questa francamente se la potevano anche risparmiare, indipendentemente dal voler dare agli uni o agli altri qualsiasi tipo di responsabilità. Clima di tensione che c'è, qualsiasi piccola scintilla può naturalmente occasionare di nuovo risse incontrollabili. Mi pare di aver captato, Bruno. Ora c'è la comunicazione ufficiale, sì. La partita si giocherà. Questa partita si farà, perché vedete che sporadicamente ancora ci sono degli episodi di guerriglia. Io vi chiedo fin d'ora scusa se la commenterò in tono il più neutro e impersonale possibile, perché non mi sento nelle condizioni di spirito di poter sottolineare quelle che possono essere le eventuali prodezze dei calciatori. Dubito anche che a questa gara, se si farà, si possa dare l'etichetta di una finale di Coppa Campioni, cioè di quello che avrebbe dovuto essere il momento culminante, più bello, più spettacolare della stagione agonistica del calcio riservata alle squadre di club. Mi sembra sia Phil Neal che... Sì, è Neal che ora fa un appello ai tifosi inglesi. Riuscito a decifrare, anche perché ho la cuffia in testa, le parole del capitano del Liverpool Phil Neal. Mi sembrava piuttosto turbato comunque. Chiaramente era molto turbato, era... Sì. Al di là delle parole anche qui incomprensibili. Scirea. Ecco Scirea. Ora è Scirea. Credo che Gianfranco siate riusciti a capire quello che ha detto Scirea, ma vedete che le sue parole purtroppo non vengono raccolte da questi tifosi, i quali anzi subito dopo si sono scatenati in nuovi episodi, sia Neal, probabilmente era un testo concordato, sì, infatti ho visto che Gaetano leggeva le stesse cose, sì. Sia Neal sia Scirea hanno sottolineato che la partita si farà esclusivamente per consentire lo sgombero dello stadio. Il che potrebbe far pensare, anche se in effetti
il dettaglio diventa irrilevante in questa, in queste contingenze, che potrebbe addirittura non essere assegnata la Coppa. È una considerazione che stavamo facendo anche qui tra i colleghi, che ripeto che attribuire a questa partita l'etichetta di finale della Coppa dei Campioni a questo punto è quasi assurdo. Vedete ancora Mill, questo è invece un tifoso ferito. Abbiamo avuto dunque la comunicazione ufficiale dalla viva voce dei capitani delle due squadre, Phil Nella per il Liverpool e Gaetano Scirea per la Juventus, che la partita si farà. In quali condizioni, di spirito anche da parte dei protagonisti, ve lo lascio immaginare. D'altronde l'espressione di Neil e di Scirea era sufficientemente eloquente. Continuano intanto a giungere qui accanto a me ragazzi, tifosi, che mi chiedono di tranquillizzare i loro genitori. Io naturalmente non posso accontentare nessuno di loro, perché escluderei automaticamente tutti gli altri. Tuttavia mi dicono perlomeno di sottolineare che per tutti è praticamente impossibile telefonare, quindi l'eventuale ritardo di una telefonata di tranquillizzazione è da imputare esclusivamente all'impossibilità di raggiungere posti telefonici da parte degli interessati. Vedete che c'è un gran lavoro anche per i barellieri, come vi ho detto, negli incidenti che si sono verificati prima dell'inizio della partita ci sono stati molti feriti, si debbono registrare anche alcuni morti. Vi ho dato delle cifre, non ho avuto ancora nessuna conferma ufficiale, restiamo in bilico tra i 24 e i 36 morti, che sono cifre comunque assolutamente inaccettabili. Bruno? Sì? Siamo adesso in studio, ma credo che le immagini possono ugualmente restare su Bruxelles. Mi viene passata una notizia appena battuta dall'Ansa, datata a Londra, nella quale c'è una dichiarazione di Bobby Charlton, che tutti conoscono, campione del mondo nel 1966, uno dei più grandi giocatori del calcio inglese, che dice: è imbarazzante essere britannici, ho avuto paura anch'io dal mio posto, è un disonore. Sono frasi di Bobby Charlton, del campione inglese appunto, che ha commentato così questa sera dai microfoni della BBC gli incidenti avvenuti prima della partita che avremmo dovuto seguire. Vediamo intanto che entra in campo la squadra di Liverpool, mi sembra. Con toni drammatici e addolorati, lo speaker della rete televisiva nazionale britannica ha raccontato cosa era accaduto prima dell'inizio del collegamento, attribuendo la responsabilità degli incidenti ai tifosi del Liverpool, che per primi, così ha detto il collega inglese,
hanno invaso il settore dei sostenitori della Juventus, favoriti anche da una fatiscente, il termine tra virgolette l'ho usato Bob Charlton, separazione tra i due settori. Una conferma di fonte inglese di tutto quello che hai sostanzialmente detto tu.